Con il 66% in più di infortuni sul lavoro nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, l'Abruzzo è maglia nera in Italia per incidenti al terzo posto di questa triste classifica, superata solo da Campania e Liguria, a fronte di una media nazionale con una crescita del 48%. Nello specifico sono stati 7.628 gli infortuni registrati nei primi 5 mesi dell'anno, 3.046 in più rispetto al 2021. Tra le province il primato spetta a Chieti, con 2.333 infortuni registrati, pari a un più 56%, a cui fa seguito la provincia di Pescara con 1.567 incidenti e una crescita del 55%, seguita dalla provincia dell'Aquila con 1.411 e un incremento del 45% e infine dalla provincia di Teramo con 1.208 infortuni che però fanno raddoppiare il dato dello scorso anno con un più 109, rendendo Teramo una delle province italiane con il più alto numero percentuale di incidenti sul lavoro. Si tratta di numeri che confermano tutte le preoccupazioni denunciate in passato dalla CGIL, ma che paiono essere cadute nel vuoto, come ribadisce Franco Spina, segretario regionale di organizzazione della CGIL per Abruzzo e Molise. Questo aumento del 66% rispetto alla media nazionale che si attesta sul 48 ci dice in maniera molto chiara che non ci siamo, che c'è purtroppo ancora troppo da fare e ovviamente i 7.628 infortuni la dicono lunga sulla questione legata alla sicurezza. Una sicurezza che noi chiediamo venga fatta anche attraverso non solo norme, perché spesso ci sono, ma quelle norme poi devono essere rispettate. Quegli interventi rispetto alla sicurezza anche nei luoghi di lavoro devono essere resi operativi. C'è bisogno di attuare quel tavolo regionale che da tempo noi chiediamo, in virtù del decreto 81, che faccia il monitoraggio e soprattutto vada a individuare quelle che sono le casistiche da attenzionare rispetto all'anno in corso. C'è la necessità soprattutto di abbattere anche il precariato, spesso gli infortuni si verificano nei primi giorni di lavoro, essendo che ormai le assunzioni avvengono per pochissimi addirittura giorni, nemmeno mesi, non si ha nemmeno il tempo di fare la formazione. C'è la necessità quindi di cambiare la cultura, il costo per la sicurezza non deve essere visto come un costo, ma deve essere visto come un investimento da parte dell'impresa, ma c'è anche la necessità che la Regione e tutti gli enti preposti diano una mano a costruire una cultura insieme ovviamente a quello che possiamo fare noi rispetto alla prevenzione e al diritto alla salute nei luoghi di lavoro. Senza fare questo noi credo che non abbatteremo non solo mai gli infortuni, ma soprattutto, oltre a quelli che sono gli infortuni, anche le morti. Non basta indignarsi solo quando c'è una morte, c'è bisogno di intervenire prima che l'evento si verifichi.